Ogni settimana riceviamo numerose richieste di consulenza sul riscatto di laurea. Le informazioni principali che ci chiedono sono legate ai costi, alla convenienza o meno di riscatto e gli eventuali benefici che ne derivano. Ma pochissimi siti o società offrono supporto diretto per quella che è la valutazione se riscattare o meno gli anni di laurea. Ciao, sono Giulia Armellini, consulente finanziario indipendente, e in questo video vi spiego nel dettaglio che cos'è il riscatto di laurea e quali sono i casi nel quale conviene riscattare uno o più anni. Il riscatto di laurea è un istituto che permette di valorizzare a fini pensionistici il proprio percorso di studio ed è rivolto ovviamente solo a chi ha conseguito al termine il titolo, come un diploma di laurea triennale, specialistica o anche il dottorato. In poche parole, si possono mettere da parte alcuni contributi nel periodo nel quale invece si studiava. Deve essere ovviamente richiesta dall'interessato e si può in qualche caso anticipare la pensione oppure accrescerne il suo valore. Si può riscattare l'intero periodo di studi oppure anche solo singoli periodi. L'onere del riscatto è interamente deducibile dall'imponibile IRPEF e nel caso ad esempio di un genitore o di un padre che vuole pagare il riscatto di laurea del figlio, questo importo è detraibile al 19%. Vediamo quindi i due aspetti principali, il fatto di riscattare per anticipo di pensione oppure per accrescerne il valore. Il riscatto di laurea accresce sempre il valore della pensione futura. È qualcosa che paghi oggi e che avrai nel futuro. Mi chiederete di quanto eventualmente può accrescere il valore della pensione. Questo dipende dalla tipologia del riscatto al quale si vuole accedere, ovvero a quanto siete disposti a pagare per il riscatto anche di un singolo anno. Sull'anticipo di pensione dobbiamo fare diverse valutazioni, perché il riscatto non anticipa sempre l'accesso alla pensione. E questo è uno dei punti poi più ricercati effettivamente dalle persone. Secondo la normativa attuale si può accedere in pensione solo in uno di questi tre casi. A 67 anni di età e 20 anni di contributi, chiamata pensione di vecchiaia. A 64 anni di età e 20 anni di contributi, chiamata pensione anticipata nel caso in cui uno abbia iniziato a lavorare dopo il 1996. O dopo, nel terzo caso, 41 o 42 anni e 10 mesi di contributi. Quindi, se puntate alla pensione di vecchiaia o anticipata, riscattare gli anni di laurea non vi reca un beneficio, poiché a quell'età probabilmente avrete già maturato i 20 anni di contributi. Se volete invece accedere con il terzo requisito, che è senza età, è probabile che il riscatto vi anticipi di qualche anno la pensione. Attenzione che a questi requisiti bisogna sempre aggiungere l'aspettativa alla speranza di vita. Arriviamo ora alle due tipologie di riscatto di laurea. Abbiamo detto prima che i contributi che avrete in futuro dipendono da quanto siete disposti a pagare. Parliamo quindi di riscatto di laurea tradizionale e riscatto di laurea agevolato. Il riscatto di laurea tradizionale è quello standard al quale possono accedere tutti i lavoratori a condizione che abbiano già un contributo accantonato nella gestione nel quale si andrà a riscattare. Il costo del riscatto di laurea tradizionale varia in base a quando hai iniziato a lavorare, prima del 1996 oppure dopo il 1996. Se ti sei laureato prima del 31 dicembre 1995, con la disciplina retributiva, verrà utilizzato il metodo della riserva matematica. Se ti sei laureato dopo il 1 gennaio 1996, il calcolo da fare è molto più semplice. Prendi la tua RAL degli ultimi 12 mesi e la moltiplichi per l'aliquota di contribuzione. Ad esempio, per un lavoratore che ha una RAL di 30.000 euro, la moltiplicherà per 0,33, che è l'aliquota di contribuzione, e otterrà 9.900 euro. Questo è il costo per riscattare un singolo anno in forma tradizionale. Il riscatto di laurea agevolato invece è una novità e permette di pagare un singolo anno meno rispetto alla forma tradizionale. A prescindere dalla RAL, tutti i lavoratori possono pagare 5.264,49 euro per riscattare ogni singolo anno di laurea. Da dove nasce questo importo? Il calcolo dell'onere in realtà è semplicemente pari al livello minimo imponibile annuo di artigiani e commercianti. 15.953 euro per l'anno 2021, che moltiplichiamo poi per l'aliquota di contribuzione e otteniamo appunto 5.264,49 euro. Attenzione però, il riscatto di laurea agevolato può essere richiesto anche da chi è iniziato a lavorare prima del 1996, a condizione che si opti per il calcolo interamente contributivo della pensione. Qui facciamo diverse valutazioni per andare a vedere poi i benefici tra uno e l'altro.
Ovviamente il riscatto di laurea agevolato sembra che abbia ovviamente numerosi vantaggi rispetto a quello tradizionale, però vi ricordo che pagando meno avrete meno contributi da parte per il futuro. Un altro aspetto importante, se ci sta seguendo qualche libero professionista come un avvocato, il riscatto di laurea agevolato è solo INPS, quindi un avvocato potrà riscattare solo in forma tradizionale. Questa somma che abbiamo visto deve essere per forza pagata subito oppure può essere rateizzata. È importante dire che si può rateizzare l'importo fino a 120 rate mensili senza interessi. Nel caso in cui si scelga di rateizzare l'importo, si può sempre estinguere anticipatamente il debito, senza costi aggiuntivi. È anche possibile, che mi chiedono in molti, sospendere per un periodo quelli che sono i versamenti. Abbiamo visto quindi le caratteristiche del riscatto di laurea, quelli che sono i benefici in termini in caso di anticipo di pensione oppure crescita del valore della pensione. Se avete domande, vi invito a lasciarmi un commento qui sotto e per report dettagliati, quindi sulla tua specifica casistica in base al tuo iter lavorativo fino ad oggi, ti invitiamo a cliccare nel link in descrizione. Abbiamo svolto già più di 1000 analisi.